Ciao amici, Teobaldo Schiavone, disegnatore freelance, e benvenuti in una nuova lezione di Academy Graphic. Visto che molti di voi ci hanno chiesto di spiegare bene come si disegnano i capelli, abbiamo deciso di realizzare un nuovo video, una nuova video lezione su come si disegnano i capelli, partendo da zero. Ma prima di iniziare con la lezione vera e propria, ci tengo ad informarvi su una notizia che forse pochi di voi conosceranno. Mi riferisco alla chiusura dei vari istituti d'arte in Italia per via della riforma Gelmini, che in verità non verranno proprio chiusi materialmente, ma verranno assorbiti come liceo artistico e verranno ridotte le ore di laboratorio. Ritengo questa una scelta sbagliata, proprio perché secondo me riduce la nascita di nuovi artisti e di nuova creatività made in Italy. Tra gli istituti chiusi c'era anche quello di Bologna, che era aperto da 150 anni, quindi figuratevi che duro colpo ha ricevuto l'arte italiana. Per chi vuole approfondire, sotto al video troverà un link che vi porterà a una pagina che contiene più informazioni. Ma ritorniamo alla lezione. Come vedi dalle immagini, ho disegnato un ciuffo gigante, che ho realizzato disegnando capello per capello. Ma per raggiungere un effetto realistico è molto importante sapere utilizzare bene le luci e le ombre. In questo modo si riesce a dare anche più volume alla capigliatura. Ma per farti capire meglio ti consiglio di guardare l'esempio nelle immagini. Guarda le frecce, in cui la freccia sotto trovi l'ombra, mentre quella rossa trovi la luce. Nelle immagini successive voglio mostrarti come si disegna capello per capello. Per prima cosa devi comprimere un po' di più e quindi fare forza sulla matita all'inizio del tratto, per poi alleggerirlo. Guarda, vedi come inizio dall'attacco dei capelli calcando di più per poi alleggerire la mano. In questo modo si avrà un effetto più realistico dei capelli. Questa è una regola molto importante che devi ricordarti. Nell'esempio successivo sarà ancora più chiaro. In questo caso avremo come modella una ragazza dai capelli lisci. Qui metterò in pratica i consigli che ti ho dato prima. Quindi inizio disegnando alcuni tratti, tracciando alcuni tratti più caricati per poi alleggerirli, e nello stesso tempo giocherò molto sulle luci e le ombre per avere un effetto di una capigliatura più lucida, che abbia una sua lucentezza. Ma in questo caso non disegnerò capello per capello, ma ciuffo per ciuffo. Vedi come nelle immagini realizzo dei ciuffi. All'interno ci creo le ombre e le luci e ho come risultato una capigliatura dai capelli lisci. In questo caso concentro il lavoro sui particolari come la frangetta e il taglio. Mi aiuto con lo sfumino per rendere il disegno più morbido. In questo esempio voglio mostrarti più da vicino come si disegna una capigliatura disegnando ciuffo per ciuffo e ribadendo il concetto di prima, e cioè
di disegnare i tratti sempre un po' più marcati dall'attacco dei capelli fino ad alleggerire un po' la mano. Adesso voglio mostrarti come migliorare l'effetto attraverso un maggiore contrasto e per creare questo contrasto utilizzerò l'inchiostro di china e un pennello. Mi limiterò a coprire solo le parti più scure. Nota come aumentando il contrasto, oltre ad avere un risalto delle parti più chiare, si ha anche un maggiore realismo. Questa tecnica viene utilizzata molto dai fumettisti e da illustratori. Adesso voglio mostrarti un altro esempio. In questo caso avremo come soggetto una donna con i capelli legati e guarda bene le immagini perché metterò in pratica tutto quello che ti ho spiegato prima. Un altro consiglio che voglio darti quando stai disegnando è quello di seguire l'ordine dei capelli, capello per capello, che corrisponde alla capigliatura che hai in mente o che stai disegnando come soggetto. Anche questo è molto importante, quindi non disegnare capello per capello a bambera. Sposta il tuo sguardo e concentrati bene all'interno di questo quadrato. Vedi come disegnando capello per capello, utilizzando sempre la stessa procedura, e cioè calcando all'inizio del tratto per poi alleggerire il tratto, si avrà quell'effetto realistico del capello e si riuscirà a dare anche più volume alla capigliatura. Dopo aver completato con la matita, ripasso sul disegno con il pennello utilizzando sempre l'inchiostro di china.
apro una piccola parentesi per darvi un messaggio importante, e cioè sul fatto che all'inizio di dicembre scorso vi avevamo parlato dell'uscita di una sorpresa per voi, ma purtroppo, un po' per la tempistica e un po' per il periodo prenatalizio, quindi forse potevate essere meno concentrati, perché giustamente concentrati su altro, su regali e altro, e abbiamo deciso quindi di spostare questa sorpresa verso metà gennaio o fine gennaio. Però quello che voglio accennarvi è che sicuramente almeno alcuni di voi saranno felici, perché questa sorpresa ci è stata richiesta da voi e sarà una grande svolta di Academy Graphic. Fine del messaggio di servizio e possiamo ritornare alla lezione. Come avrai notato, attraverso il pennello sono riuscito a dare qualche sfumatura in più e nello stesso tempo ho scurito le parti più scure, dando risalto alla luce e quindi alle parti più chiare del disegno, seguendo l'ordine naturale della capigliatura. Per questa lezione è tutto, ci vediamo alla prossima lezione e vi lascio con il mio motto: buona grafica a tutti, ciao!